Abbiamo calciato un pallone da Verona fino a Bologna per un totale di quasi 150 km attraverso tutta la pianura padana. Il piano era suddividere il viaggio in 3 giorni. Il primo avremmo calciato il pallone fino a Mantova, dove nostra nonna ci avrebbe ospitati per la notte. Il secondo giorno l'obiettivo era arrivare fino a Mirandola, fermarci in un hotel per poi ripartire il giorno seguente con destinazione Bologna. Era un'impresa estremamente difficile. Per questo motivo, qualche giorno prima, mi sono studiato tutto ciò che c'era da sapere sulle lunghe camminate e soprattutto su come attrezzarsi. Siccome volevamo riuscirci veramente, abbiamo preso ogni cosa che secondo noi ci avrebbe aiutati a compiere quest'impresa, senza badare a spese. La sera prima della partenza abbiamo preparato gli zaini e disegnato una mappa dettagliata del percorso. Ed è così che arriviamo alla mattina del primo giorno di viaggio. Secondo te quanto tempo passa prima che diciamo ma che cacchio abbiamo fatto? Boh, tipo 5 minuti. Siamo a Peschiera, che è in provincia di Verona ed è più distante da Bologna rispetto a Verona centro, quindi in realtà facciamo più chilometri rispetto a Verona Bologna. Registra il momento in cui la palla toccherà il terreno, perché da qua non si torna più indietro, non verrà più alzata. Pazzesco, pazzesco, un momento epico, signori. Il primo calcio della sfida, incredibile. 1-2, 1-2. Lo prendo. 1-2, 1-2. Fino a Bologna così. Vai, fammi un trick. Oh mio Dio, incredibile. Ragazzi, ma avete mai visto una cosa del genere? Cioè, potresti andare veramente agli europei. Anzi, visto che già parliamo di europei, possiamo parlare anche dello sponsor di questo video, ovvero OneFootball, che ci ha voluti supportare in questa nostra incredibile impresa calcistica. Ma adesso vi spieghiamo di che cosa si tratta. OneFootball è la migliore app di calcio e la cosa bella è che è completamente gratuita sia per iOS che per Android. È utilizzata da più di 3 milioni di italiani per rimanere aggiornati su tutto ciò che accade in Serie A e non solo. Con gli europei in arrivo, tra pochi giorni, non c'è app migliore che possiate utilizzare per seguire le partite della nazionale e soprattutto per supportare gli azzurri. Nell'app ci sarà una sezione completamente dedicata agli europei, quindi ci saranno le dirette, i risultati, le formazioni e le notizie in tempo reale, che fra l'altro se attivate le notifiche sarete i primi a vederle, quindi sarete super aggiornati. Che tra l'altro, ragazzi, per farvi capire che è veramente un'app affidabile, c'ha più di 100.000 recensioni positive sull'App Store, che è tipo il triplo di quelle che ha Facebook, quindi è veramente un'applicazione fenomenale. Quindi ragazzi, mi raccomando, se volete supportare gli azzurri e supportare anche noi un pochino, caricate OneFootball dal primo link in descrizione, è completamente gratuito sia per Android che iOS. Grazie OneFootball. Cioè, ci sono solo bici. Effettivamente, chi è che si mette a fare a piedi sta strada? Cioè, guarda, cos'è? Penso sia l'allenamento da sci di fondo, però estivo. Cioè, stava facendo sci sull'asfalto. Ci sono più persone che vanno con gli sci sull'asfalto che persone a piedi su sta strada. Renditi conto. Che uccello è che fa così? Scusa, ma che sfigato. Pensa, cioè, nella tua vita l'unica cosa che puoi fare è... Cioè, ho trovato un nome per questa camminata, la camminata delle palle appiccicose. Io non posso neanche ammirare il paesaggio, cioè io faccio tutti i chilometri così. Mi conto. Questa è l'idea più brutta che abbia mai avuto in tutta la mia vita. Come potete vedere, abbiamo fatto 7,05 km. Ragazzi, siamo da 5 ore e 40 in viaggio. Ho controllato prima su Google Maps quanto tempo più o meno ci mettiamo ad arrivare a Mantova, che è la nostra destinazione finale per stanotte, e c'è scritto 5 ore. Poi aggiungo che a me sta cominciando a far male la schiena. State capendo anche voi, vero, che siamo disperati? Cioè, io prima di partire gli avevo chiesto, ma quante fontanelle ci sono? Perché se no mi porto una borraccia bella grossa, e lui fa, ma è pieno di fontanelle. Abbiamo controllato, ce n'è una in tutto il tragitto di oggi. Una. Dov'è sta fontanella? Vuoi dirmi che dobbiamo andare sopra le scale? Vediamo. Wow, che skill. No, vabbè, questo è un inferno. Come a farne fa? Una alla volta! Che deforma! Prendila, prendila! Ascolta, lanciamola. Bel lancio. Eccoci qua. Incredibile. Eccoci qua. Questo è il paese di Borghetto. Ora dobbiamo trovare un modo di arrivare però in centro, verso la fontanella. È un tornado. Cos'è sta roba?
Sembra tipo Harry Potter. Pazzesco, pure i demoni incontriamo, cioè. Sembravano i mangiamorte di Harry Potter, ma io non lo so, ragazzi, ma... Solo con DF, cazzo. Cioè, ma veramente, ma assurdi, mangiamorte. Guarda, scarta tutti. Ho paura. Scarta tutti. Incredibile. Incredibile. No. Eccola qua, la fontanella. Beh, guarda che bella sta fontanella, cavolo. Sì, ma ci metto 3 ore a riempire sta roba. Cioè, devo rimanere così. Ritiro tutto quello che ho detto su sta fontanella, fa schifo. Cioè, adesso mi spieghi se dopo 6 ore di camminata, mancano ancora 6 ore, Google Maps che misura prende per la camminata? Pensano che la gente cammini così, cazzo. Cioè, 7 ore di fila così? No, ma io veramente sono scandalizzato. Però valutando che Google Maps è di Google ed è abbastanza affidabile, mi sto iniziando ad arrabbiare con qualcun altro. Lì sbaglio, c'è scritto 31,5. Ma tu che strada hai segnato? Tu hai detto a casa che erano 35 chilometri. Sì. Abbiamo fatto 13 chilometri e lì c'è scritto 31,5. 13 più 31 a casa mia fa quasi 45. Ragazzi, la disperazione! Sono le 4. Che cazzo facciamo? Porca vacca. Stiamo rendendo conto solo adesso di che cosa abbiamo fatto. Tutti ce l'hanno detto che è impossibile. Letteralmente non c'è nessuno che ha detto sì. Tutti hanno detto ma voi siete fuori. Com'è sto schifo? Chi sei? Siamo in viaggio da 7 ore. Siamo neanche a metà. E io c'ho la merda sulle gambe. Guarda. Cos'è quella roba? Ma vedete questa? Questa è la faccia di uno che mi supplica di iscrivermi. Mi scongiuro. Siamo, ragazzi, qua a calciare sta palla. Questa è una di quelle cose che bisognerebbe dire. Mi raccomando, voi non fatelo. Ma chi lo fa? Ma chi vuoi chi lo fa? Ma veramente? Ma che robe? Guarda qua le vacche. Quando tu abbai a un cane, lui ti risponde, no? Se tu fai mu alle mucche ti rispondono. Sembrerebbero non cagarmi. Proviamo a vedere se funziona coi cavalli. Ma c'è una lì. C'è una. C'è qualcuno. Scappa. Cioè, quella poveretta lì ad accudire i suoi cavalli e sente dal bosco. Siamo arrivati a Volta Mantovana. Cosa? Analizzando questa cartina incredibile, abbiamo scoperto che dopo 7 ore e mezza siamo arrivati a metà del percorso. Poi metà del percorso di oggi, qua mancano ancora 2 giorni. Allora, ti racconto una barzelletta. Ok. Ci sono 2 pirla. Ok. Che hanno deciso di camminare da Verona a Bologna. E poi a metà uno dei 2 è morto. Fine della barzelletta. Noi stasera dobbiamo dormire da nostra nonna. Se vediamo che non arriviamo in tempo, dobbiamo per forza chiamarla e dirle di venirci a prendere. No. Si fa tutta a piedi. È da esattamente 10 ore che stiamo camminando. 40.000 passi. Diciamo che per oggi abbiamo fatto un po' di passi. Ragazzi, tra poco c'è il tramonto. Cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è che fa? Mischia il fiume. Ma dove siamo? Cos'è sto posto? Cioè, spiegami che senso ha triturare l'acqua. Sai cos'altro ha meno senso? Calciare un pallone davvero. Un pallone. Io non ci riesco, punto. L'obiettivo è calciare sto pallone fino a Bologna, non andarci a piedi. Ragazzi, sono distrutto, io non ce la faccio, mi fa male i talloni. Ci facciamo venire a prendere dalla nonna e ci porta a Mantova. Poi una volta a Mantova, domani mattina, round 2. Ma cosa ci aspettavamo? Guarda dove siamo, in mezzo al nulla. Non c'è letteralmente niente qua. Porca vacca. Il paese più vicino a 1 ora a piedi da qua. Cioè, vi è in buio. Cioè, ci vuole più tempo ad arrivare a Mantova rispetto al sole che cala. Quindi, ragazzi, io ho il buio in mezzo al nulla qua. Cioè, ho paura, come dire. La missione però non è fallita, perché noi stiamo calciando il pallone. Quindi, teoricamente, calciare il pallone fino a Bologna è ancora in gioco. Sì, Dani. Ciao, nonna. Dimmi. Ascolta, cioè, ci facciamo venire a prendere dalla nonna. Cioè, ma io veramente, ragazzi, adesso parti gli scherzi. Cosa poteva essere più da Molly? Nonna, aiuto. Cioè, veramente. Madonna mia, che dolore. Che disperazione. Stiamo andando dalla nonna. Comunque lui è da un sacco di ore che cammina. Ma sta merda sulla gamba ce l'ha ancora. Non abbiamo neanche pranzato.
Ma veramente? Abbiamo mangiato 3 barrette. Forse vedo la macchina della nonna. Oddio, è uscita dalla macchina. Oddio, era in fondo. Ciao nonna. Nonostante usiamo la macchina, comunque dobbiamo continuare a calciare. Quindi devo calciarla dentro. La nonna ci lascia qua. Ciao nonna, è stato bello. Dove va la nonna? Che tecnica, signori. Mamma mia, che eleganza. È un po' imbrogliare, ma fa lo stesso. Allora, noi adesso siamo in un nuovo giorno e per capire quello che vogliamo fare oggi dovete sapere ciò che è successo ieri sera da nostra nonna. Dopo che nostra nonna ci è venuta a prendere in macchina siamo andati verso Mantova. Eravamo completamente morti, ma nonostante questo noi comunque dobbiamo portare a termine la sfida. Quindi siamo usciti dalla macchina rigorosamente con la palla e poi l'abbiamo calciata fino ad arrivare all'appartamento di nostra nonna. E da lì sono cominciate nuovamente le disgrazie. Frederick ad un certo punto si è accorto di non avere le calze. Frederick si è scordato le calze. E poi capita la disgrazia. Ovvero torno in camera e praticamente mi si conficca un pezzo di vetro nel piede. Cos'hai? Sì, vabbè, ma se c'è una cosa che non doveva succedere. Ma dimmi te, se dopo 10 ore di camminata mi si deve conficcare un vetro nel piede. Porca vacca. Questa impresa è una disgrazia dietro l'altra. C'era un lampadario che si era rotto tempo fa, solo che sono rimasti ancora dei piccoli cristalli, pochi, però uno di questi è entrato nel tallone di Fred, ma tipo di tanto, e sanguinava pure. Vabbè, l'abbiamo medicato, abbiamo messo quelle cose, l'alcol, un cerotto, però c'è un problema. Cioè, oggi è impossibile che Fred faccia tutti quei chilometri che abbiamo fatto ieri e di più. Fare altre 10 ore di camminata calciando un pallone con 10 kg di zaino, è impossibile che io ci riesca col taglio al piede. Possiamo riassumerlo con un semplice gesto. Quindi quello che andremo a fare oggi è andare fino a Mirandola, che sarebbe la tappa a cui dobbiamo arrivare, in treno. Però, ripeto, cioè comunque noi calciamo il pallone, quindi tecnicamente la sfida non è persa del tutto. Dai su, continuiamo a calciare sto pallone, dai. Il tragitto è stato abbastanza tranquillo e anche calciare la palla sul treno non è stato difficile, anche se avevo il terrore che la palla finisse nella fessura fra la fermata e il treno. Comunque dopo mezz'oretta siamo giunti a destinazione. Siamo ufficialmente arrivati nella stazione dei treni di Mirandola. Vabbè, l'obiettivo di oggi è trovare un posto dove dormire. Esatto, ecco, mi piace come idea. Ascolta, oggi abbiamo usato anche abbastanza la tecnologia. Abbiamo usato treni, telefoni, navigatori, adesso basta. Basta. Si va a sentimento. Ma facciamo capire dov'è il nord? Senza l'ausilio del telefono cellulare. Dobbiamo sfruttare tipo le ombre. Sono le 14:28 e io proietto questa ombra qui. Dimmi dov'è il nord! L'unica strada che possiamo fare è questa. Non ci sono altre strade. Cioè, senti che silenzio. Non c'è neanche una macchina che passa. Se c'è un posto dove possiamo trovare un hotel, di sicuro è il centro. Quindi, seguendo quel cartello lì, dice che il centro è dritto verso di qua. La ricerca dell'hotel si è rivelata molto più difficile del previsto. Infatti, dopo 2 ore di cammino, non avevamo trovato ancora nulla che assomigliasse ad un albergo. Quindi abbiamo deciso di fare un pit stop in un supermercato e comprarci un panino, giusto per non mangiare solamente barrette energetiche. E poi... Cioè, noi stiamo camminando da un sacco di chilometri comunque e neanche un hotel finora, zero. Io direi, camminiamo ancora un po', vediamo se ne troviamo uno. Se non c'è niente, cerco su Google. Cioè, adesso va bene tutto, ma non è che io dormo per strada. Inutile dire che non abbiamo trovato assolutamente nulla. Di conseguenza abbiamo controllato su Google Maps e l'hotel si trovava a 21 minuti di distanza, quindi non lontano. Solo che c'era, come dire, un altro problema. Cioè, ragazzi, l'hotel, innanzitutto non l'avremmo mai trovato senza Maps, ma proprio mai. Per arrivarci dobbiamo attraversare questa strada, non c'è un marciapiede, una ciclabile, nulla. Quindi quello che ci tocca fare è andare qua sull'erba calciando sta palla inutile. Ma guardate qua quanta erba, cioè, devo fare così. Come si fa ad andare avanti così? Porca vacca! Ma dimmi te! Anche la scelta dell'hotel è stata fatta malissimo da parte mia. Non c'è, penso, una cosa che ho organizzato bene di questo viaggio. Il problema è che non riusciamo a superare quelle siepi lì. Saltiamo di qua, facciamo la strada lì e poi saltiamo di nuovo dall'altra parte. Voi non la vedete, ma lì c'è proprio la fece. Ok, questo è il momento X, signori. Vai, 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 vai!
Attenzione, vado adesso io, vecchio. Cosa stai facendo? Scappo. In mezzo alla strada. No, scappo. Vai. Salta, arriva un furgone. Salta. Non c'è il fosso, puoi passare. Ragazzi, probabilmente sarà sembrato tutt'altro che epico. Però vi giuro che questa è stata un'impresa. Dovresti passarmi la palla qua. Ok, allora adesso te la passo. No, fai il palleggio. Ma che il palleggio? Ti faccio il cucchiaio. Assurdo. Assurdo! Cristiano Ronaldo, signori, Cristiano. Iscrivetevi Ronaldo al canale! Non ci credo! Eccoci qua, ragazzi! È lì! È lui! Anche in hotel, non ci interessa. Per fortuna siamo al primo piano. Vediamo se abbiamo tipo il balcone. Guarda che vista! Mamma, mamma! Davide in questo momento sta montando il drone, perché così vi facciamo vedere cosa si vede. Cos'è che c'è che non vedo? Sto facendo vedere il nulla cosmico. Non c'è niente qua. C'è la campagna, la natura. Capito? La natura incontaminata. Porca vacca! L'ho tenuto fortissimo! Oh, che scarico! Oh, mamma mia! Lo vedi sto tavolo? Questa sembra una cena normale, se non fosse per il fatto che c'è una palla là sotto. Questo, ragazzi, è un video di una cena, solo che riprendiamo i piedi. Ottimo, raga. Abbiamo finito di cenare, siamo tornati su in camera e adesso andiamo subito a dormire perché domani la sveglia sarà molto presto. Quindi ci vediamo domani. Giorno numero 3. Abbiamo attraversato il Veneto, la Lombardia e oggi andremo in Emilia-Romagna. Andiamo. Ah, senti il venticello. Fammi il passo di danza delle 7 del mattino. Guardatelo, carico per la giornata di oggi. No, dove stai? No, prima cosa, tiro una palla contro una Porsche. Ciao, hotel. Dobbiamo andare fino in stazione, che già solo quello è tipo un'ora di camminata. Ma che un'ora, anche di più. Signori e signore, siamo arrivati. Oggi non si molla. L'obiettivo è arrivare in Piazza Maggiore a Bologna. In teoria su questa ciclabile dovrebbero esserci un sacco di questi gazebo. Io dico solo che ha detto che ce ne sono un botto, quindi probabilmente sarà l'unica di questo tratto. Guardate la natura, i campi di grano. No, questa è la mia mano. Quella è la natura, i campi di grano. Ti piacciono i campi di grano? Cosa ti dovrei rispondere? Non lo so. Cioè, li amo, so. Li adoro. Questa pista ciclabile c'ha un bug. Quante volte hai detto pista ciclabile? Stai zitto, basta. Io ti dico che sto iniziando ad avere un male al ginocchio, che sta diventando sempre più prepotente. Sai che secondo me è il pallone. Se cammino e faccio così, cioè mi spacco il ginocchio a una certa. Siamo in viaggio da già 4 ore. Ci manca un botto qua. Ci manca un botto. Cioè, qui vedete Bologna da qualche parte. Dov'è? Dov'è Bologna? Guarda quanto va veloce in confronto a noi. Dove siamo noi? No. No, ragazzi, facciamo un paio di calcoli. Allora, noi siamo partiti da qua. Vedete quest'icona bianca? Ok, questa era la partenza. Sono passate 4 ore e mezza e siamo qua. Cioè, abbiamo fatto questo tratto di strada in 4 ore e mezza. Noi vogliamo arrivare qui. Quello che mi preoccupa è che, secondo i tuoi calcoli, noi ci riuscivamo. Oh, che secondo i miei calcoli? Mi spieghi che itinerario hai fatto? È talmente indifendibile sta roba che non ci provo neanche. E poi ti ricordo un'altra cosa. Ma lo vedi sto gazebo, è pieno. In teoria su questa ciclabile dovrebbero esserci un sacco di questi gazebo. Non ne abbiamo incontrato neanche uno. Sei una vergogna. Hai presente che ci sono molti youtuber che organizzano tipo viaggi con i fan? Se mai dovessimo farlo, non venite, perché guardate, lo organizzerebbe lui e sarebbe un disastro. Se c'è scritto pieno di fontane, non venite. Cos'è sta roba, eh? Cioè, il muro di Berlino. Sono parole. Ma dove siamo? Signor Fred, si faccia vedere. Ecco a voi, cappellino dotato di copricoppino. Chiamatemi lo sceicco. Sembriamo veramente due che sono scappati da un manicomio. Sì, ma ascolta sta roba. Cioè, non so te, ma a me fa più caldo di prima. Cioè, io sento proprio caldo la testa adesso. È vero, anch'io. Cioè, ma cosa c***o sei?
Ma io non capisco. Mi fa arrabbiare sta roba. Uno solo scopo c'ha. Come camminare con un sacchetto di plastica in testa. Sì, fa vabbè, schifo. Così non c'ha senso. A parte gli scherzi, mi spieghi come facciamo ad arrivare a Bologna? Fermo! Questo è un serpente. C'è un serpente? Ma è morto. Ma alcuni serpenti fanno finta di essere morti, eh. Ma c'ha le formiche che gli escono dalla bocca. È un Leonardo DiCaprio dei serpenti se sta facendo finta di essere morto. Non so parlare, ragazzi. Avete capito il punto? Ok. Motor. Cioè, se fa finta di essere motor, io non so. Guarda lì, c'è un'altra mappa. Vogliamo vedere in tutte queste ore che progressi abbiamo fatto. Quanto abbiamo fatto? Ma non lo so, ma secondo me è la stessa foto. No! Cioè, non abbiamo fatto nulla. Tu sei un troll. Io non ce la posso fare. Cioè, mi sembra di andare su un tapirulan, vi giuro. Ma dimmi te. Senti John, questa camminata è troppo difficile. Qua non possiamo andare avanti all'infinito. Ma cosa stai dicendo? Non lo so, sto entrando tipo in un programma di sopravvivenza di D-Max. Senti fratello, quest'erba non si può mangiare. Con cosa ci nutriremo in questi giorni? Sta arrivando la cena. Sfiziosi. Stai passando, c'è il sole che mi batte sulla testa, capisco più niente, andiamo. Fino a Bologna, ma chi? Tu, io. Tu hai detto che in un giorno la facevamo tutta. Se potessi tornare indietro nel tempo mi tirerei un pugno in faccia. Sono passate 5 ore e mezza e nonostante la crema solare, guardate qua, completamente ustionato. Secondo me dobbiamo trovare un riparo. Dobbiamo arrivare alla prossima stazione e lì ci fermiamo un attimo. Alla prossima stazione? Tu hai detto che era pieno di quei gazebi. Hai detto che era pieno, zero ne abbiamo trovati. Ma dimmi te, pieno di fontanelle, pieno di gazebi, sì. Non c'è un cazzo. E ancora una volta le mie doti di organizzazione sono le migliori. È da 6 ore che sembra di camminare in mezzo al deserto, ma almeno adesso si intravedono delle strutture. Secondo me dobbiamo tipo prendere il treno fino a Bologna Centrale e poi da lì calciamo la palla fino a Piazza Maggiore. Perché ragazzi, dai, non è fattibile, ma cosa pensavamo di fare? Tanto la sfida è calciare un pallone. Poi se camminiamo siamo in treno, raga. Ma chi se ne frega, da 6 ore e mezza che camminiamo? Cosa volete da noi? Siamo due sfigati. Acquista il tuo biglietto qui. No. Finalmente sta arrivando il treno per Bologna. Adesso l'obiettivo è calciare la palla fino al centro di Bologna, ovvero Piazza Maggiore. È già giallo, amico. O com'è già giallo? Corri, dribbling. C'è più caldo qui che in mezzo alla pianura padana. Mamma mia, quanti dribbling. Dovrebbe mancare poco. Non è quella? In teoria sì, quella lì dovrebbe... Quella là in fondo. Quella là dovrebbe essere la chiesa. Vecchio, 150 km per questo momento. Corri. Guarda che dribbling. Non ce la faccio, male dappertutto. Salto. Coordinazione. Che coordinazione. 150 km per far questo. Che velocità incredibile. Eccolo. È finalmente arrivato. Nessuno qua intorno sa ciò che è successo. Non me ne frega nulla. Voi non sapete. Però c'è ancora un'ultima cosa da fare per decretare la fine di questa impresa epica. Abbiamo fatto tutto il viaggio di oggi per questo momento. Lì c'è la porta. Beccatevi questo gol. Momento epico che tutti abbiamo aspettato. Ma che vergogna! Ma sei serio? È considerabile come palo. Dimmi che l'hai fatto apposta, ti prego. No. Madonna mia. Cioè, io ho camminato tutto questo tempo per vedere questa disgrazia.
Incredibile! Se raggiungiamo i 100.000 mi piace, faremo 1000 km per fare un gol. Quindi, ragazzi, spolliciate, condividete alle vostre nonne, zie, a chiunque! Alle nonne! Alle nonne! Ringraziamo OneFootball per averci supportato in questa nostra impresa epica. Senza di loro probabilmente avremmo dovuto fare questa camminata con delle scarpe scrause. Esatto, con dei sandali. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, che a noi ci aiuta un sacco. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!